Abbiamo ritrovato una ricongiunzione dal passato al presente e speriamo un futuro che ridia tanta passione e tanta gioia agli sportivi e agli appassionati della pallacanestro torinese. Io credo che la passione sia la stessa. Devo dire che è un passato glorioso, un passato che guardiamo con grande rispetto e anche con grande senso di responsabilità. Vorremmo rinverdirlo e portarlo nel futuro come si porta un tesoro importante. Beh, direi perfetto come interpretazione. Era il momento giusto, ci abbiamo creduto sin dall'inizio. Recuperare lo storico marchio Auxilium era una mia idea fissa sin da prima della conquista della Serie A. Già prima del fatidico di giugno 2015 eravamo già pronti per cambiare dominazione alla società. Era un po' perché era evocato dai tifosi, dal pubblico di Torino. Poi abbiamo detto, volevamo richiamare la memoria storica collettiva di Torino e dare anche una identità ad una società giovane come la nostra, perché era importante per costruire il nostro futuro. Per cui siamo soddisfatti, questo film, effettivamente questo documentario suggerisce un po' un discorso che è iniziato 2 anni fa e adesso è proiettato verso il futuro, con un partner importante, perché oggi siamo qui a Torino, quindi lo scenario è cambiato, ovviamente la società ha una solidità maggiore. E questo ci dà più speranza ancora per il futuro, per crescere. È una grande realtà che come città ovviamente di cui siamo orgogliosi e stasera ho voluto essere qui anche con l'assessore Finardi anche per rappresentare la nostra vicinanza, il nostro orgoglio e insomma crediamo che lo sport non è solo agonismo ma è anche un modo per costruire cultura, quindi siamo ben contenti di questa realtà. Ha una storia importante, lo testimonia il fatto che stasera siamo qua a celebrare tanti anni, tanti decenni di attività. Certamente penso sia anche questa squadra un patrimonio importante per la città. Ci tenevamo personalmente tutti ad essere presenti perché è un momento per noi importante del quale andiamo molto orgogliosi. Questa è la storia di una squadra di cui però fa parte umilmente, ma neanche tanto, anche il capitano Pepe Poeta, non c'è male. Assolutamente, però penso sia più una pellicola dovuta alla storia Auxilium, come si è arrivato a questo punto, e io tra virgolette ho preso quanto di buono è stato creato prima. Parlando diciamo della stagione, come va? Sicuramente un momento difficile per gli infortunati, adesso sotto con 3 partite durissime. Sì, è un peccato perché secondo me abbiamo fatto una stagione più che positiva, avere 2 quinti del quintetto fuori ormai un mese, averli fino a fine stagione pregiudica un po' i risultati, pregiudica un po' la corsa finale che potevamo fare per i playoff. Però è andata così, proviamo a dar tutto le ultime 3 partite, sapendo che ci sono ancora delle speranze e giocarci fino alla fine. Sicuramente una bella cosa, una bella realizzazione, devo dire che Guido Passi ci ha lavorato parecchio a questa avventura. Ho dato una mano anch'io con del materiale che gli ho fornito perché ne ho abbastanza di quello che riguarda la storia dell'Auxilium e mi fa piacere che lui sia riuscito a corredarlo bene con l'attualità di questa bella storia di pallacanestro. Mi è mancata tantissimo la pallacanestro a Torino, mi è mancata tantissimo l'Auxilium quando è tornata il basket in Serie A1 e A2 anche, perché no. E il nome Auxilium l'anno scorso ho avuto l'idea di cominciare a fare un film e ho coinvolto Angelo Santovito di Film Rouge nella stesura, nel racconto, nel girare, nel produrre in quanto produttore. Cosa avete trovato di diverso o anche di uguale tra la vecchia realtà e la nuova, sia come passione sia anche proprio come società sportiva? Ma allora, la mia conoscenza è all'interno del film, quindi non ho vissuto direttamente le esperienze della pallacanestro torinese quando c'era l'Auxilium, l'ho conosciuta attraverso il film e credo che la passione che guida la voglia di avere la pallacanestro a Torino c'era allora come c'è adesso, assolutamente rinata in questi ultimi anni e mezzo da quando il marchio Auxilium è tornato in vita. It wasn't free, I probably wouldn't have had the money to start, so it was free and I loved it and look at where I am today. Dai racconti che mi sono stati fatti e dai miei ricordi sicuramente i Ruffini si riempiva molto anche più di oggi per le partite di cartello,
L'anno scorso, squadra sempre ultima, Ruffini è stato quasi sempre pieno, sold out. Questo sicuramente mi ha dato anche qualche spunto in più, nel senso che è stato un ritorno dettato e dal nome dell'Auxilium sicuramente, ma da una fame di pallacanestro che questa città aveva e che ha tuttora e che spero che continui.